Seconda domenica di Avvento, e in questa domenica abbiamo come protagonista dell'annuncio della salvezza Giovanni Battista, ma Giovanni Battista che è annunciato anche dagli altri profeti, da Baruch nella prima lettura e da Isaia nel richiamo del Vangelo che ascoltiamo quest'oggi. Ascoltiamo il Vangelo di Luca. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Come sta scritto, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Sì, attraverso Giovanni Battista si realizza questo annuncio, un annuncio che inizialmente fa riferimento al ritorno del popolo di Israele da Babilonia. Non sei più esiliato, non sei più schiavo, non sei più lontano dal tempio, dalla tua città. Ora puoi tornare e il ritorno sarà gioioso, glorioso. Ma in realtà questo ritorno non si riferisce soltanto al rientro nella città santa, ma alla salvezza di ogni credente. Anzi, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ogni uomo. Sempre, in tutte le culture, gli uomini hanno cercato la salvezza. L'hanno cercata nella salute, nel potere, nel denaro, nelle terre, nella ricchezza, accorgendosi poi che non può essere tutto lì, perché questa salvezza è effimera, ti riempie la vita e il cuore per un po' di tempo, ma poi delude. E soprattutto quando ti accorgi che la tua vita non ha più forza in sé, chiedi una vera salvezza, una salvezza profonda. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Dio vuole darci la sua salvezza. Tu che salvezza cerchi? Che cosa cerchi nella tua vita? Di sistemarti, di vivacchiare, di tirare avanti? Oppure c'è una ricerca profonda, definitiva, perché Gesù vuole darci una salvezza definitiva, la sua stessa vita, la vita di Dio in noi. Non ci ha promesso qualcosa, ci ha promesso di vivere l'intimità nel vortice d'amore della Trinità. Ci ha conquistato il nostro essere figli di Dio, salvati, amati pazzamente. Ecco la salvezza che cerchiamo, ecco la salvezza che attendiamo. E allora davvero siamo chiamati a rispondere innanzitutto riconoscendo che abbiamo bisogno di salvezza. Signore, abbiamo bisogno del tuo perdono, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non ce la facciamo da soli, non ci autosalviamo, ma in realtà il Signore mantiene la sua promessa, e questo ogni uomo vedrà la salvezza di Dio lo comprendiamo definitivamente nella passione, croce e risurrezione di Gesù. Lo riviviamo
in ogni Eucaristia. Questo avvento ci apre proprio a questa definitiva speranza. Siamo chiamati al paradiso, già ora, siamo già entrati nella vita eterna. Buona domenica a tutti. Yeah,